Allora, iniziamo, riprendiamo a parlare della ricorsione. A voi avete iniziato a vedere la ricorsione con Fulvio, che vi ha fatto l'esempio degli anagrammi, facendovi poi vedere come era possibile estenderlo, migliorarlo appoggiandosi a un database e in qualche modo potare l'albero della ricorsione. Ha accennato questo concetto con l'idea che implicitamente usare una procedura ricorsiva fa sì che le mie chiamate possano essere rappresentate come un grande albero, e se io riesco a non esplorare alcuni rami di questo albero, beh, ne ho soltanto guadagnato. Questo è un concetto che riguarderemo e riprenderemo oggi, spero, abbastanza avanti. Allora, la ricorsione è importante, è veramente una violenza che voi fate alla vostra mente, perché quanto di meno intuitivo e di meno sensato all'inizio, uno si chiede ma perché, non riesce a capirla fino per parecchio tempo, non si riesce a capire la ricorsione. In realtà la ricorsione, una volta che uno ha superato lo scoglio iniziale, è uno strumento estremamente, estremamente comodo, non perché sia particolarmente efficiente, ma perché ci permette di scrivere programmi in fretta. Una volta capito come funziona la ricorsione, con una manciata di righe io riesco a risolvere tutta una serie di problemi. Io riesco a risolvere tutta una serie di problemi che affrontati in modo non ricorsivo richiederebbero decine e decine, se non centinaia di righe di codice. Non solo, in una procedura ricorsiva è molto facile aggiungere dei trucchetti per andare più veloci, mentre in una procedura non ricorsiva, iterativa, probabilmente questo è più faticoso. Detto questo, una procedura iterativa è praticamente sempre più veloce di una procedura ricorsiva. Quindi l'obiettivo non è fare un programma che funziona in fretta, l'obiettivo è fare un programma in fretta che funziona ragionevolmente bene. Allora, voi avete già iniziato a vedere quali sono i principali ambiti in cui si usa la ricorsione, fondamentalmente. E in realtà ci sono tre grosse categorie di problemi in cui viene utilizzata la ricorsione. Allora, sono problemi che io riesco a vedere e ad affrontare con una tecnica che Giulio Cesare chiamava divide et impera, e quei simpaticoni degli Stati Uniti si chiamano divide and conquer, quindi datele il nome che volete. L'idea fondamentale è quella di affrontare un problema complesso e di essere in qualche modo in grado di spezzare questo problema complesso in una serie di problemi più semplici, dello stesso tipo. Quindi i problemi più semplici sono esattamente dello stesso tipo del problema complesso, ma un po' più semplici. Allora, nel caso, dovreste aver visto la ricerca dicotomica, nel caso della ricerca dicotomica io spezzo il problema iniziale, che è trovare un certo elemento all'interno di un vettore ordinato, in due sottoproblemi, e la soluzione la ottengo rimettendo insieme le soluzioni dei due sottoproblemi. In uno dei due l'elemento non c'è, nell'altro continuo a cercarlo. Questo è un esempio di divide et impera. Ci sono altri esempi di divide et impera, ci sono altri esempi importanti di divide et impera. Quando voi usate la funzione sort, l'ordinamento, in Java piuttosto che in C++, piuttosto che in C, la funzione che implementa l'ordinamento è una funzione che solitamente si chiama quicksort ed è una funzione ricorsiva. Quindi gli sviluppatori della libreria standard del C, del C++ e di Java hanno deciso che la miglior funzione per ordinare una serie di elementi è una funzione ricorsiva, ed è una funzione che usa esattamente il principio del divide et impera. Quest'anno abbiamo deciso che probabilmente non è il caso di mettersi a guardare come funziona la quicksort, però è un algoritmo molto carino che affronta il problema di ordinare una lista
di elementi in sottoproblemi e poi metto insieme le soluzioni. Una volta che io ho due liste ordinate, riesco a metterle insieme costruendo un'unica lista ordinata, eccetera, eccetera. Quindi, quando è che uso la ricorsione? Quando io riesco a vedere il mio problema sotto forma attraverso una metodologia di divide e timpera. Lo spezio, ho una procedura per spezzarlo in sottoproblemi. Questi sottoproblemi non devono necessariamente essere disgiunti. È possibile che in qualche modo il mio problema, la somma dei sottoproblemi sia superiore al problema iniziale. Nonostante questo, con delle assunzioni abbastanza deboli, continua a convenirmi comportarmi in questo modo. Risolvo i problemi che sono dello stesso tipo, quindi chiamata ricorsiva, di nuovo ho la chiamata all'algoritmo per risolvere, e poi metto assieme le soluzioni. Lo spezzare e il mettere assieme devono essere semplici. Semplici, abbiamo visto che semplici, possiamo dirlo al bar, noi qui facciamo un passo verso cercare di essere un po' più formali, e semplici significa ho grande di n, ovvero sia riesco a risolverli in un tempo che dipende linearmente con la dimensione del problema. Vi ho detto che i matematici teorici analizzano la complessità degli algoritmi spezzando il capello in quattro e tirando fuori delle bellissime formule. Noi siamo ingegneri, quindi una via di mezzo fra i matematici teorici e il bar, e semplice vuol dire grande di n. Quindi primo, e questo dovreste averle visto la volta scorsa, il divide e timpera l'avete visto. Un altro esempio in cui si usa la ricorsione è l'esplorazione. Fondamentalmente, quando io non ho idea di come risolvere un problema o di come trovare la soluzione ottima di un o come fare a trovare la soluzione ottima di un problema, e quello che faccio è enumerare tutte le possibili soluzioni, le provo tutte. Allora, la ricorsione mi dà un modo sistematico, un modo per scrivere una procedura sistematica che mi permette di enumerare tutte le possibili soluzioni. Se ci pensate, quello che avete fatto con il trovare tutti gli anagrammi è visibile anche come un esempio di questo. Io provo e enumero tutte le possibili combinazioni di lettere che posso ottenere. Con una procedura ricorsiva fa sì che io il codice che scrivo per indicare tutte le possibili soluzioni sia estremamente compatto e veloce da fare rispetto all'inventarsi un'altra strada, cosa che è fattibilissima, è possibile e probabilmente anche più efficace. Quando io parlo di esplorazione, solitamente tendo a vedere il mio problema come un percorso in cui in ogni singolo passo io ho davanti a me più scelte. So come comportarmi nel singolo passo, perché semplicemente riesco a enumerare le varie scelte e una per una le provo. Quindi nel singolo passo non ho grandi difficoltà. Il problema è un percorso composto da un numero arbitrario di passi di questo tipo. Come faccio a trattarlo? Come faccio a enumerare tutti i possibili percorsi all'interno di una situazione di questo tipo? Con la ricorsione, estremamente semplice. L'esplorazione e il divide e timpera sono due concetti fratelli, se non totalmente sovrapponibili. Io posso vedere la costruzione di un percorso con un algoritmo ricorsivo come una forma estrema di divide e timpera, in cui io divido il mio problema in un passo banale, che è scegliere fra n alternative, e un problema che è un pelino più semplice del problema di partenza, ovvero sia scoprire tutti i possibili modi in cui io posso proseguire un percorso a quel punto di n-1 passi. Quindi la procedura di esplorazione può essere vista come una forma estrema di divide e timpera, in cui io prendo il mio problema
e lo spezzo in due. Passo banale, un problema un pochettino più semplice di quello di partenza. Quindi siete liberi di vederlo così, se questo vi facilita. Esiste una terza ragione per usare gli algoritmi ricorsivi, e che però alla fine non riusciamo mai a fare, ed è per trattare e utilizzare strutture dati che sono inerentemente ricorsive. Tipico esempio, gli alberi. La definizione di albero è: un nodo può avere dei figli, questi figli possono essere degli alberi, eccetera eccetera. Quindi tutte le operazioni che io devo fare su un albero riesco in modo molto semplice a realizzarle con degli algoritmi ricorsivi. La matematica è piena di definizioni ricorsive, quindi se voi vi trovate a dover implementare, a dover realizzare qualche algoritmo che avete visto in matematica, uno per tutti, calcolare il determinante di una matrice, questo viene benissimo con una procedura ricorsiva, perché prendo un elemento, tolgo una riga, tolgo una colonna e chiamo, calcolo il determinante sul problema più semplice. Di nuovo, esempio estremo di divide et impera. Un passo semplice è un sottoproblema che è un pelino più semplice. Dovreste ricordare quello che abbiamo accennato nella lezione in cui abbiamo parlato di complessità. Allora, la classe di algoritmi che vengono chiamati NP sono gli algoritmi per cui io non ho nessun modo polinomiale, di complessità polinomiale, per risolvere. Tipico esempio, il sudoku. Per il sudoku io non ho un modo per trovare, non ho un modo intelligente per trovare la soluzione. Sì, certo, ho tutta una serie di euristiche per cui effettivamente posso non essere così lento a farlo, ma nel caso peggiore devo provarle tutte. Allora, quando io sono veramente tanti i problemi in cui io non ho nessun modo furbo per trovare una soluzione e l'unica alternativa che ho è provarle tutte. Come faccio a provarle tutte? Ho bisogno di un metodo sistematico per enumerare tutte le possibili soluzioni e poi, soluzione per soluzione, controllo se vada bene oppure se mi va bene oppure no. I problemi NP solitamente hanno la caratteristica di richiedere un tempo polinomiale per controllare una soluzione. Quindi, data una soluzione, io posso controllare se va bene oppure no, in un tempo polinomiale, il che vuol dire in fretta. Però, per risolvere tutto il problema, io non so cosa fare, l'unica cosa che mi viene in mente è generare tutte le possibili soluzioni finché non ne trovo una che mi va bene, o finché non trovo la migliore, ad esempio, come cercheremo di fare oggi. Allora, riguardiamo velocemente lo pseudocodice del divide et impera, questo l'avete visto con Fulvio. Come faccio? Io ho il mio problema, lo voglio risolvere, costruisco in qualche modo una lista di sottoproblemi con la procedura dividi, per ognuno dei sottoproblemi cerco di risolverlo, una volta che ho risolto con il passo ricorsivo il sottoproblema, combino le soluzioni. Avete visto con Fulvio che questa è l'idea generale. Ci sono alcune cose su cui stare attenti. Quando si parla di ricorsione, innanzitutto stiamo parlando di programmazione avanzata, non perché è rimasta lì. Quindi gran parte delle cose, dei precetti che vi hanno dato nei primi corsi di programmazione, uno li può, anzi deve, ignorarli. Uno dei problemi tipici della ricorsione è quello di sbagliarsi in qualche modo e non scrivere o scrivere in modo scorretto la condizione di terminazione. Allora, se io scrivo in modo scorretto la condizione di terminazione, il programma continua ad andare avanti e a un certo punto si ferma perché esaurisco lo spazio in memoria, fondamentalmente per memorizzare i nodi dell'albero. Quindi sono sceso talmente in profondità nel mio albero che non ho più memoria per memorizzare il nodo dell'albero e il tutto muore. Lo stack è quella zona della memoria che viene utilizzata per memorizzare
lo stato dell'esecuzione, quindi un nuovo blocchetto viene aggiunto ogni volta che io faccio un passo nella ricorsione. Allora, quello che si fa solitamente è scrivere la condizione di terminazione all'inizio della procedura ricorsiva, e la condizione di terminazione in questo caso può essere duplice. Diciamo, da un punto più elegante matematicamente, se il problema è scomparso, in pratica se il problema è diventato molto semplice non uso più la ricorsione. Di nuovo, pensiamo all'esempio del calcolo del determinante. Quando io ho una matrice 2x2 ho una formuletta, e non è che applico ancora la definizione di determinante sul singolo elemento, cosa che alla fine funzionerebbe anche, però semplicemente arrivato a un certo punto io uso la formula. E poi ho bisogno della procedura per ricombinare i risultati che ho ottenuto. La complessità di questo oggetto. Allora, con una serie di assunzioni non troppo complicate, anche se poi effettivamente l'equazione alle ricorrenze mi si dice sia difficile, io non ho mai neanche provato a risolverla. Comunque, diciamo che in molti casi una procedura ben fatta di divide et impera ha una complessità che è n log n. N log n vuol dire che non è proprio lineare, ma è quello che mi va meglio dopo il lineare. Le procedure di ordinamento ottimali sono procedure n log n. Quindi in un tempo che dipende un po' più che linearmente sulla dimensione del mio problema, io riesco a risolverlo. Parliamo dell'esplorazione invece. L'idea dell'esplorazione è una, di nuovo, come vi ho detto, è un parente strettissimo, quindi la procedura è quasi analoga. Allora, se io voglio esplorare, ho bisogno di un elenco di quelle che sono i passi che posso fare nell'immediato. A questo punto, per ognuno di questi, faccio il passo, chiamo la procedura, disfo il passo. Cosa vuol dire faccio il passo, chiamo la procedura, disfo il passo? Allora, quando io uso una procedura ricorsiva, molto spesso lo rappresento in memoria, in una sorta di variabile globale, lo stato del sistema. Se io devo calcolare tutti i possibili percorsi, non ho un 15.000 possibili percorsi in memoria. Questo non sarebbe fattibile. Quello che io ho in memoria è un unico percorso, e le mie procedure ricorsive vanno a mettere un pezzettino, togliere un pezzettino, mettere un pezzettino e togliere un pezzettino. Quindi io in memoria ho una singola soluzione, le procedure ricorsive nelle varie chiamate la modificano, e periodicamente io faccio qualcosa con questa soluzione. Quindi la soluzione è in una variabile globale, e il do applica il passo vuol dire fai le modifiche necessarie a questa variabile globale in modo da riflettere il fatto che tu hai preso quella direzione piuttosto che un'altra. A questo punto richiamo ricorsivamente la mia procedura e, fondamentale, smonto il passo. Smontare il passo, undo, backtracking, è indispensabile, e dimenticarsi del backtracking è il secondo errore più comune quando uno scrive procedure ricorsive. Dimenticarsi o sbagliare il backtracking è fondamentale, perché io ho bisogno di smontare le modifiche che ho fatto alla mia base dati in memoria condivisa. Quando rappresento la ricorsione su un albero, su un foglio, non ho una base dati, non sto costruendo una sola singola soluzione in memoria condivisa, e quindi tutto sommato il backtracking non mi serve, non lo disegno neanche. Però se la soluzione è una condivisa in memoria in una variabile globale, allora mi serve.
Complessità, anche qui tante cose che variano, ma praticamente sempre esponenziale. Del resto, pensate, ho come obiettivo quello di esplorare tutti i percorsi che dalla radice portano a una foglia, alle foglie in un albero. Quante sono le foglie? Quindi se l'albero è binario ogni livello raddoppiano, comunque in ogni caso aumentano esponenzialmente con il numero di livelli, le foglie. Il numero di livelli è il numero di passi, il numero di passi è la dimensione del problema, quindi praticamente sempre un'analisi di questo tipo ha una complessità esponenziale. Complessità esponenziale vuol dire in pratica non si fa, non funziona. Complessità esponenziale vuol dire se ho un problema di 10 elementi funziona meravigliosamente, ma se devo pensare di mettere il mio sistema in produzione invece di averne 10 con cui faccio le prove ne ho 10.000, non funziona, non tiro fuori nessun tipo di risultato. Quindi avere la capacità, la percezione che alcuni algoritmi non possono funzionare su alcuni tipi di problemi è fondamentale per prendere delle decisioni, diciamo, informate e ragionevoli su quali sono le strategie che è possibile applicare. Di nuovo, possiamo vedere l'esempio di Fibonacci, non so se Fulvio ha fatto il codice di Fibonacci oppure no, come alternativamente un esempio di divide et impera o un esempio in cui io sto esplorando l'intero spazio di tutte le possibili soluzioni usando la ricorsione. Fra l'altro Fibonacci è un bellissimo esempio perché ci fa vedere come la ricorsione non solo non sia necessaria ma danneggia, per cui affrontare Fibonacci usando la ricorsione vuol dire fare molti lavori in più di quelli che sarebbero necessari senza ricorsione. Allora, l'esempio che vorrei fare per non lasciare nel nulla così questi argomenti è un esempio proprio semplice ed è l'espansione dei don't care. Allora, questo è una cosa estremamente comoda, comune, per chi ha un minimo di abitudine a parlare di circuiti o elettronica. Comunque l'idea è: io ho una stringa di bit. In questa stringa di bit i bit possono essere o 0 o 1, ovviamente. Alcune posizioni di questa stringa di bit contengono il trattino. Il trattino significa che possono essere sia un 1 sia uno 0. Quindi una stringa che contiene dei trattini può essere espansa in un certo numero di stringhe. Vediamo se avete capito. Allora, una stringa che contiene un trattino può essere espansa in quante stringhe? 2, bravi. 2 trattini? Bene, 4. 3 trattini? Se io ho 3 trattini, quante stringhe posso generare? 33 trattini. 3 trattini. 8, va bene. Immagino che lo sapevate già. Allora, proviamo a scriverlo. Eclipse partirà prima o poi.
Allora, abbiamo la nostra stringa che vogliamo espandere e il metodo main quello che fa, visto che è statico, allora il metodo main io viene chiamato, è statico, quindi io non ho un oggetto main in memoria, creo un oggetto main in memoria perché mi serve per memorizzare la stringa. Ricordate che nelle procedure ricorsive fa molto comodo tenere gli oggetti in variabili globali, quindi a questo punto inizializzo la mia stringa, ad esempio don't care, e poi chiamo la mia procedura ricorsiva che in una totale assenza di fantasia chiamo expand. Allora, che cosa deve fare la expand? Qual è? Io voglio visualizzare tutti i modi in cui posso espandere queste stringhe che hanno al loro interno una serie di don't care. Tipico esempio in cui noi usiamo la ricorsione per esplorare l'intero spazio di ricerca. Allora, questo problema può essere visto come la costruzione di un percorso in cui il singolo passo è semplice e mettere assieme tanti passi semplici mi crea un po' di difficoltà. Il singolo passo a cosa corrisponde? Il singolo passo corrisponde a prendere il primo don't care che trovo, metterci 0 e dopo chiamare ricorsivamente la procedura su quello che resta della stringa. Quando la procedura è finita, torno a me, dove era 0 metto 1 e richiamo la procedura ricorsivamente. E questo è tutto quello che devo fare. Non è tutto quello che devo fare, manca qualcosa, sto facendo un errore, uno volontariamente, tutti gli altri possono essere non scelti, ma questo errore qui è un errore grave e lo sto facendo apposta. Quindi, anzi, facciamo tutti gli errori che uno può fare, tutti i tipici errori quando uno fa una ricorsione. Allora, variabile. Vado a cercare il primo don't care all'interno della stringa. Quindi finché non ho trovato un don't care, vado avanti scandendo la mia stringa. A questo punto cosa devo fare? Ma devo modificarla, quindi mettiamoci 1,0, quindi prendiamo il pezzo che sta prima, ci mettiamo 1,0 e poi prendiamo il pezzo che sta dopo. Ricorsione. Ci metto un 1. Ricorsione. Questo è lo schema fondamentale del problema, della risoluzione del problema. Ho fatto i due errori più comuni quando si usa la ricorsione, quando si inizia a programmare con la ricorsione. Vi ricordate quali sono i due errori più comuni? Primo errore, quando finisce la ricorsione.
Ditemelo voi. Io sto scendendo sull'albero, ma a un certo punto devo fermarmi. Quando è che mi fermo? Quando è che non ha più senso chiamare la ricorsione? Sì? Non siate timidi? Se la stringa è così, ha senso chiamare la ricorsione? E continuare a chiamarla? Quindi la ricorsione la chiamo e si mangerà questo e chiamerà ricorsivamente. Quando io ho questa stringa, ha senso chiamare la ricorsione? Sì, metto 0 qui e richiamo. A questo punto metto 0 qui e ha senso chiamare ancora la procedura ricorsiva? No, non ha senso chiamare la procedura ricorsiva, perché se la stringa non contiene più dei don't care, a questo punto non devo andare avanti cercando di espandere i don't care che non ci sono, e ho raggiunto la foglia dell'albero. Allora, quando raggiungo la foglia dell'albero, cosa faccio? Qualcosa. Tipicamente faccio qualcosa, che è analizzo se la soluzione mi va bene oppure no. Questo è in un problema reale. In un problema reale io sto esplorando tutto lo spazio di ricerca e quando arrivo a una foglia e quindi non posso più scendere oltre, ho trovato una soluzione candidata. A questo punto, come avviene nella maggior parte dei problemi NP, controllare se questa soluzione candidata effettivamente mi va bene è un qualcosa di semplice. Semplice vuol dire polinomiale. Farò le mie cose e poi o continuo con la ricorsione oppure ho finito tutto. Pensate al sudoku. La foglia è un sudoku in cui non ci sono più caselle vuote. A quel punto lì posso valutare se mi va bene oppure no. Se non mi va bene, farò altri tentativi. Se mi va bene, l'ho risolto. Quindi, la prima cosa da fare, contrario a tutte le regole di buona programmazione viste finora, ma questa è ricorsione, noi siamo bravi, siamo grandi, siamo esperti, è controllare se ho finito. Quindi se non contiene un don't care, allora cosa faccio? No, la stampo. E basta. Questo in realtà è un placeholder. Ripeto, solitamente io non voglio stamparli, io voglio farci qualcosa con le soluzioni. Allora, se questo fosse un programma vero, qui ci farei qualcosa. Questo è un esempio e quindi la stampo. E in caso contrario, beh, faccio tutto questo. Allora, proviamo cosa succede con un don't care. Il tutto dovrebbe funzionare. Stampo 0 e stampo 1. Ha funzionato. Se io lo lancio con 2 don't care, che cosa mi aspetto di trovare? Non so, domande difficili. Allora, un don't care, 2 bit, due alternative. 2 don't care, quanti sono? 4, benissimo. Ma non sarà così, perché ho fatto il secondo errore. E sono soltanto 3. Vi ricordate qual era il secondo errore? Esatto, il secondo errore è dimenticarsi del backtracking. Perché vediamo un po' che cosa succede. Immaginiamo l'albero.
Allora io nel mio albero della ricorsione metto a 0 il primo bit e poi richiamo la ricorsione. La chiamata successiva della ricorsione mette 0, richiama di nuovo, la terza chiamata stampa. Torno indietro, metto 1, chiamo la ricorsione, stampo. Torno indietro, metto 1 nel primo bit. Ma il secondo bit non è don't care, il secondo bit è ancora 1. Per cui quando chiamo la ricorsione io trovo il resto del percorso sporco. In qualche modo io devo fare in modo che tornando indietro nella ricorsione pulisco le mie tracce, pulisco il percorso. Per cui quando faccio a monte un passo, successivamente posso rifarli tutti. Se io lascio i passi che ho già fatto tornando indietro, quando cambio il passo in alto, davanti non trovo una soluzione, non trovo una situazione in cui posso usare la ricorsione. Davanti trovo un qualcosa che è già stato scritto. Quindi, per risolvere questo problema, devo rimettere il don't care. Rimettendo il don't care, finalmente ho le mie 4 stringhe. E se invece ne avessi 3? Beh, 8. E se dentro ci fossero già dei pattern scritti, ad esempio questo, beh, io espando soltanto il primo don't care che trovo ogni volta e poi lo rimetto a posto. Quindi un qualcosa di questo tipo produrrà le 16 stringhe corrette che hanno nei bit fissi i valori che gli ho dato e dove ci sono i don't care i valori che cambiano. Allora qui vedete l'utilità della ricorsione. Con una procedura che è una manciata di righe, io riesco a generare tutti ed eventualmente fare una qualche operazione in tutte le espansioni possibili di una stringa dati don't care. Vi sfido a fare la stessa cosa senza usare la ricorsione con una dimensione di programma analoga. Quando io ho imparato la ricorsione, problemi di questo tipo li risolvo velocissimamente. Problema del tutto analogo sarebbe ad esempio espandere tutte le colonne di una schedina, soltanto che invece di avere il don't care che vale o 0 o 1, io avrei i vari simboli, ad esempio 1x che vale o 1 o x, x2 che vale o x o 2, 1x2 che li vale tutte e tre. Altri elementi della colonna della cosa sarebbero costanti e quindi io posso, dato una schedina, espandere in tutte le colonne, si dice così, no? Tutte le colonne corrispondenti alla mia giocata. È leggermente più complicato, non ho una stringa ma ho un vettore di stringhe e le stringhe possono essere o avere un valore solo o avere i più valori se io gioco doppio o triple, però concettualmente è esattamente lo stesso. Concettualmente e questo blocchetto qui e il tutto funziona. Allora, fatto questo, possiamo pensare alla ricorsione come a usare qualcosa di un po' più serio per la ricorsione, ed è un problema estremamente noto ed estremamente famoso ed è un problema estremamente famoso nel
in informatica che si chiama il problema dello zaino. Si chiama il problema dello zaino perché la diciamo immediatamente la definizione diciamo più intuitiva è riferita a una persona con uno zaino o un ladro con un sacco, fondamentalmente, più spesso. In realtà è un problema che ha una quantità di applicazioni pratiche innumerevoli e sono tantissimi problemi pratici che io mi trovo a modellare esattamente con il problema dello zaino. Allora, vabbè, nota necessaria, ve l'ho già detto prima, le procedure ricorsive non servono a scrivere del codice veloce, servono a scrivere del codice velocemente. Quindi quando io imparo a usare la ricorsione faccio in fretta a scrivere una procedura e questo può essere molto comodo, può fare la differenza in molte situazioni. Allora, il problema dello zaino è, immaginate di essere un brigante dentro la grotta di Aladino o di Smaug, se avete preferenze più legate al fantasy, e di volervene andare portando via la quantità maggiore di tesori. Nella grotta ci sono tantissimi oggetti diversi, ogni oggetto ha un peso e un valore. Voi dovete caricare il vostro zaino in modo da non superare la capienza del vostro zaino e portandovi via il maggior valore possibile in termini di oggetti per il maggior valore possibile. Questo è il problema dello zaino. Con oggetti che hanno pesi e valori arbitrari, il problema è un problema NP. Non esiste nessun algoritmo intelligente che mi permetta di trovare la soluzione ottima. L'unico modo per calcolare, per trovare la soluzione ottima nel problema dello zaino è mettermi con calma e provare tutte le possibili combinazioni di oggetti per con cui riempire lo zaino e andare a vedere una per una se stanno nello zaino e eventualmente se riesco e quanto valgono per decidere se è quella che uso. Esempietto, il tutto può essere visto come un problema in cui devo enumerare tutte le possibili soluzioni. Io ho un albero le cui foglie sono un possibile zaino e i passi sono il riempimento di questo zaino. Quindi all'inizio io posso decidere che oggetto mettere nello zaino, dopo che ho messo un certo oggetto posso deciderne se metterne un altro oppure no e vado avanti così. A un certo punto lo zaino non ci sarà più nessun oggetto da mettere dentro il mio zaino e quello devo valutare il valore degli oggetti contenuti nello zaino e decidere se prenderlo oppure no. Non esiste nessun modo intelligente che mi garantisca l'ottimo. Per trovare l'ottimo devo provarle tutte. Quindi, l'albero della ricorsione è un albero in cui a ogni nodo io posso decidere quale oggetto mettere dentro lo zaino. Le foglie mi rappresentano degli zaini possibili
con cui io potrei cercare di andarmene via, e a quel punto devo valutare qual è il valore dello zaino. Le operazioni che posso fare sono prendere un oggetto che ancora non è stato, che è ancora disponibile, e cacciarlo dentro lo zaino. I rami del mio albero hanno lunghezze diverse, perché magari se io prendo i due oggetti più grandi, poi non ce ne entra più nessun altro, e quindi a quel momento lì ho uno zaino che devo valutare, mentre se prendo oggettini piccoli 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 ne posso mettere dentro 50. Quindi alcuni rami del mio albero saranno più lunghi, altri rami del mio albero saranno più corti. L'idea è che a un certo punto la ricorsione si blocca, perché io non riesco ad aggiungere altri oggetti. A quel punto ho uno zaino, e a quel punto ho uno zaino che deve essere valutato. Quindi, approccio tipico quando io ho un problema in cui devo calcolare l'ottimo, comunque un problema in cui non riesco a pensare a nessun modo furbo per risolvere: ricorsione per costruire tutte le possibili per esplorare completamente lo spazio di ricerca. Allora, siccome a questo punto del vostro corso siete diventati degli esperti con l'utilizzo dei database, ho preparato una tabella con all'interno alcuni, semplicemente un elenco di oggetti, e questi oggetti hanno un peso e un valore. Quindi fatemi partire il DB. Ecco qua, questa è la tabella semplicemente che contiene tutti i miei oggetti. Ogni oggetto ha un valore e un peso, tutto qui. Allora, là dovreste ormai essere a vostro agio con lo spezzettare il problema in questo modo. Io ho la DB Connect, che funziona sempre quella, copio semplicemente da un progetto all'altro, l'unica cosa che faccio è cambiare il nome della tabella. Poi ho il DAO, che è lo strato più basso, diciamo di prendere pochi oggetti, in cui seleziono degli oggetti e li metto in una lista e diciamo carico la mia lista di oggetti. E il modo in cui io vedo le righe, comunque gli oggetti del mio database, che è una classe estremamente semplice che contiene soltanto valore e peso, e poi autogenerati tutti i getter e i setter, quello direttamente fatto con il comando di Eclipse, per cui non ho scritto nessuna di queste righe e li ho fatti generare. E ma una funzione toString che fondamentalmente è quella generata in modo automatico, un po' più corta, perché sennò non avevo abbastanza colonne sul monitor per vedere tutto quanto. Ma questo è semplicemente gli elementi del coso. Allora, possiamo metterci con calma e
iniziamo a scrivere e a risolvere il problema dello zaino. Allora, la prima cosa che mi serve è tendenzialmente un oggetto zaino. Allora, un oggetto zaino, facciamolo. Allora, che cosa deve avere l'oggetto zaino, secondo voi? Ma allora, sicuramente avrà una capacità. E vabbè, questo mi permette di vedere il mio zaino. Poi lo zaino contiene al suo interno gli oggetti. Quindi qual è il modo con cui io più comodo per tenere traccia di quali oggetti sono dentro lo zaino? Pensate alla Java Collection Framework. Di che cosa ho bisogno? È una stringa forse? No. Grazie. Allora, che cosa mi serve per memorizzare gli oggetti? Che operazioni devo fare io sugli oggetti? Devo prendere un oggetto e metterlo dentro lo zaino, o prendere un oggetto e toglierlo dallo zaino. Ho bisogno di oggetti duplicati? Posso mettere un oggetto due volte dentro lo zaino? No, perché l'oggetto è uno solo, e quindi se lo metto dentro lo zaino, l'ho messo dentro lo zaino, se non lo metto dentro lo zaino, non è dentro lo zaino. Quindi ho bisogno di una collection senza duplicati. Questa collection ha bisogno di un accesso posizionale? No, perché sapere qual è il terzo oggetto non mi interessa, mi serve sapere se un oggetto è dentro oppure no, e basta. Gli oggetti sono ordinati? No, perché non ha nessun senso dire che il diadema viene prima dell'anello. Allora, io devo memorizzare un po' di oggetti, questi oggetti non contengono duplicati, non sono ordinati. Che cosa uso? Un set. Ottimo. Quindi un set di item. E a questo punto dovrò importo set. Perché item qui non c'è? Class item, ecco. Ok, perché erano il bin. Allora,
A questo punto io ho i miei oggetti. Perfetto. Quali operazioni devo fare sul mio zaino? Devo inserire un oggetto e devo togliere un oggetto. Quindi, public, void. Come la chiamo l'inserimento? Insert. Add. Un item i. Ok. E add i. Ok. E poi potrei anche aver bisogno di un rimuovere il mio oggetto i. Allora, qui non ho messo nessun controllo, potrei metterlo se avessi voglia, probabilmente, anzi, il mio suggerimento è usate più controlli possibili. Allora, la add restituisce falso se non ha funzionato, e non ha funzionato vuol dire che l'oggetto c'era già. Quindi se la add mi dà problemi, scatena un'eccezione. E secondo me è sempre meglio fare in modo che il programma si pianti se c'è qualche cosa che non avrebbe dovuto essere. Programmi che arrivano al fondo con il risultato sbagliato sono i più pericolosi. Ok. Allora, abbiamo la add e la remove. Di quali altre cose potrei aver bisogno per caratterizzare il mio zaino? Allora, sicuramente mi serve sapere quant'è il peso attuale. E qui cosa posso fare per calcolare il peso attuale dello zaino? Questo è analogo al primissimo esempio che abbiamo visto quando avevamo Babbo Natale che metteva dentro i pupazzetti nel suo sacco. Allora, se io devo restituire il peso dello zaino, cosa posso fare? Posso forse fare un ciclo for e andarmi a calcolare qual è il peso di tutti gli elementi nello zaino? No, sarebbe molto meglio fare una cosa diversa. Cosa? Potrei tenermi una variabile con il peso e il valore, e tutte le volte che vado ad aggiungere un oggetto lo aggiorno. Tutte le volte che tolgo un oggetto,
la aggiorno. E quando chiedo qual è il peso dello zaino, semplicemente restituisco la variabile. E faccio la stessa cosa per il valore. Ok, più o meno questa è la mia struttura dello zaino. Mi servono molte altre cose? Tendenzialmente no. Ma posso pensare a un costruttore? Per cui quando io costruisco uno zaino, in qualche modo assegno la sua dimensione. Ecco qui. E sì, potrei anche non posso avere, utilizzare un oggetto di tipo set, perché il set è l'interfaccia, grazie, e quindi ho bisogno di un certo tipo di set. Allora, qual è il tipo di set che potrei usare qui? Ok, un hash set. E vabbè, a questo punto ho messo la capacity come parametro, diciamo che mi prendo una funzione per ok, per andarmi a leggere ed eventualmente scrivere la capacity. Anche se potrei in realtà non aver nessun bisogno di scriverla, quindi ok, solo la capacity la posso leggere solo. E abbiamo il nostro zaino, sono le 2:20, facciamo una pausa e poi iniziamo a scrivere la procedura ricorsiva.